Buongiorno e benvenuti. Video tutorial in collaborazione con l'azienda BabyCraft. Vi faccio vedere il codice sconto. E questo qua, Elsa 10, avrete uno sconto di 10% sull'intero carrello. Allora, ho realizzato un modulino, questo qua, è semplicissimo da realizzare. E con questo ho realizzato sia un braccialetto, un ciondolo che orecchini. Il braccialetto è questo. A me piace veramente tanto. Poi il ciondolo è questo. Beef face è bello da entrambe le parti, come vedete, è uguale anche per il braccialetto. Per unire i modellini tra di loro non è per niente difficile. Allora ho pensato di fare più cose e ho fatto anche un paio di orecchini. Mi piacciono tanto, sia per i colori, per la forma, anche la grandezza. Mi piacciono gli orecchini grandi a prescindere che hanno queste gocce che sono in giada, comunque non sono pesantini. Sono un po' pesanti, ma non superano il limite. E allora vi faccio vedere che cosa occorre per realizzare questi modulini, che poi anche con la vostra fantasia potete realizzare qualcosa di diverso. Intanto c'è la perla da 8, queste qua sono perle in conchiglia di grado A, dopodiché c'è bisogno di cipollotti da 3x2. Io ho utilizzato due colorazioni, anzi tre colorazioni invece del braccialetto. Nel braccialetto ho utilizzato solamente due. E come avete notato, anche le Rocaille 110 sono due colorazioni. E li ho montati nel modo che abbia questa forma. Come vedete, sono in questa maniera gocce. Queste sono gocce in giada naturale tinte. E poi, come dicevo, due colorazioni delle 110. Io ho scelto oro e questo le Pepter e anche delle 150. E come filo un 0,15, perché bisogna passare sempre un'altra volta ogni giro. E allora iniziamo. Entriamo nella perla da 8. E prendiamo 12 11 0 prima di un colore e dopo di un altro colore. Due, quattro, sei, otto, 10, 12, 12 e ci colleghiamo, facciamo un nodo. Adesso rientrate nella perla e prendiamo 12 Rocaille 110 dell'altro colore e color oro. Allora, ecco le 12, 2, 4, 6, 8, 10,
10, 12 e rientriamo nella perla. Adesso entriamo in tutte quante, facciamo il giro. Fate il giro finché arrivate a uscire dalla prima rocaille colore scura. E adesso, come dicevo, uscite dalla prima rocaille, quella dell'altro colore, prendiamo una rocaille per questa color scuro e una oro. E andiamo sotto e entriamo nella rocaille oro. E queste due vengono sopra. Volendo potete fare di un unico colore, vedete poi come vi piace di più. Adesso andiamo avanti e usciamo dalla quarta rocaille. Prendiamo due color pepper e andiamo sotto di una e rientriamo, così vengono sopra. Un'altra volta entriamo nelle prossime quattro. Prendiamo altre due. Andiamo sotto, nella rocaille sotto. La stessa cosa, entriamo nelle quattro e come vedete siamo usciti dalla rocaille color oro. E allora prendiamo una rocaille oro e una color petal e ci mettiamo sopra. Andiamo avanti sempre 4 rocaille. Prendiamo 2 oro. E un'altra volta entriamo nelle quattro. Prendiamo due e ce le mettiamo sopra. Adesso andiamo avanti altre quattro. Girate ed entriamo in queste due sopra. Adesso iniziamo a inserire i cipollotti. Allora, la formazione è così e questa sopra. In questa maniera. E adesso prendiamo una 15-0 e un cipollotto e un'altra 15. E ci colleghiamo con le due rocaille. Un'altra volta 15 cipollotto 15. Colleghiamo con le prossime due rocaille, 15 cipollotto 15 e ci colleghiamo con le prossime rocaille. Adesso da questa parte
devo inserire i cipollotti dell'altro colore ed è questo più chiaro. Allora, 15 cipollotto 15 e ci colleghiamo con le prossime 2. 11 0. Quindici cipollotto 15 e ci colleghiamo con la prossima. Non tirate tanto in questo modulino, lasciate il lavoro morbido, cioè tirate il giusto. E un'altra volta ci colleghiamo e andiamo avanti ed usciamo dal cipollotto. Adesso qui prendiamo una 15, due cipollotti dello stesso colore, un'altra 15. Ci colleghiamo con il prossimo cipollotto. La stessa cosa. Colleghiamo con il prossimo, andate avanti finché uscite dall'altro cipollotto. E qui faremo la stessa cosa con i colori che ci sono, ed è quel rosso vivo. Sempre una 15, due cipollotti, una 15. Ci colleghiamo con il cipollotto. E anche qui la stessa cosa. E come vedete, un modulino molto semplice da realizzare. E qui bisogna ripassare in tutto quanto. Fate il giro. Allora, siccome mi piaceva di più realizzare con due colorazioni di Miyuki, vi faccio vedere cosa voglio dire. Qui dove sono l'eroca e l'oro, ci ho messo il colore vero verde, e dove sono le perle, ho messo il colore rosso scuro. Dall'altra parte, perché ci sono gruppi da due, ho inversato i colori. Cioè dove il perter ci ho messo verde e dove oro ho messo rosso. E uniti così fa questa specie di S. Ecco, questa è la differenza. Mi piace di più così, però anche unico colore. È comunque bello. Adesso ripasso un'altra volta e ci vediamo. E adesso per unire i modulini vengono uniti in questo modo. Uscite dal cipollotto, questo che è uno dei due, e prendiamo una 15, un cipollotto di un colore che voi volete, ho utilizzato questo blu, e un'altra 15 e ci colleghiamo con questo cipollotto. Questa è la parte dove poi verrà inserito il perno. Così. Adesso prendiamo una 15 e un cipollotto per 3 volte. Quindi ci cipollotto 3 volte e ci colleghiamo con il cipollotto da cui siamo usciti all'inizio, con questo. Entriamo in tutte quante
andiamo avanti finché usciamo dal primo cipollotto. E qui prendiamo una 11, 5, 15, una 11 e per realizzare il gancetto per il perno. Ci colleghiamo con il secondo cipollotto. Tirate bene. Entriamo nuovamente tutte quante. E passiamo nel gancetto un'altra volta. Adesso da qui entriamo nel cipollotto, questo rosso. E subito in quest'altro. In questo modo. Nella 15, nell'altro cipollotto. E adesso prendiamo una 11 e con questa 11 ci colleghiamo con questo gruppo di 11 0. Le vediamo così. Con questo gruppo nelle 4 entriamo e usciamo. Un attimo che non mi... Ecco qua. Succede anche questo. Adesso un'altra 11. Ed entriamo nel cipollotto di sinistra, nella 15 e nell'altro cipollotto. E tirate bene qui. Adesso prendiamo 2, 15, un cipollotto dell'altro colore e altre 2, 15. E ci colleghiamo con il secondo cipollotto dell'altra parte. Così. Entriamo in questa 15 e entriamo nella 15 le due rocaille 15 e entriamo nel cipollotto. Nelle 2, 15 e nel cipollotto blu. Prendiamo 2, 15. Prendiamo l'altro modulino. Questa posizione. E ci colleghiamo con questo cipollotto. E usciamo, andiamo avanti, usciamo dal secondo. Andate avanti, tirate bene. Andate avanti, adesso prendiamo l'altro modulino. Questa posizione perché i colori rossi, vedete, si devono unire. Prendiamo una 11 0, ci colleghiamo
con questo cipollotto ed entriamo anche nella 15 e nell'altro cipollotto. E adesso 2.15.0. Con questo ci colleghiamo qui con il cipollotto blu. Entriamo in queste 2.15.0. Nel cipollotto di fianco e anche nella 15.0. Adesso da qui bisogna andare avanti finché usciamo dal secondo cipollotto. Lo giro così si vede meglio in questa maniera. E qui prendiamo una 15, un cipollotto o blu, una 15. E ci colleghiamo con quest'altro cipollotto. Entriamo e usciamo. Adesso 2.15, un cipollotto, questa volta è bianco. E altri due cipollotti. Scusate, altri 2.15. Ci colleghiamo con questo cipollotto entriamo nel cipollotto subito dopo nella 15 e in queste 4 nel cipollotto nella 15 praticamente dobbiamo tornare indietro nelle 2.15 e nel cipollotto così prendiamo 2.15. Ci colleghiamo con questo cipollotto entriamo nel cipollotto subito dopo nelle 4 nella 15 e finché usciamo nuovamente dal cipollotto e prendiamo altre 2.15 e ci colleghiamo con questo cipollotto di destra. Così. E la stessa cosa bisogna fare dall'altra parte. Allora, da qui girate, andate di qua così finché arrivate dall'altra parte e si fa anche qui. Dopodiché ci vediamo per realizzare l'ultima parte. Allora ecco che ho realizzato anche quest'altra parte e adesso sono uscita a questo punto, vedete queste 4 rocaille perché dobbiamo inserire una 11.0. Prendiamo una 11.0, ci colleghiamo con quest'altro cipollotto e andiamo avanti finché usciamo
Da questo cipollotto. Entrate anche nella 15.0. In questo modo prendiamo un cipollotto, una 11.0, la prima goccia, la un'altra 11.0. E usciamo dalla 11.0. Un cipollotto e ci colleghiamo con questo cipollotto, entriamo e usciamo. Adesso prendiamo 2,11, 2,15, scusate, 2,15, un cipollotto dell'altro colore 2,15. Ci colleghiamo con questo cipollotto. Prendiamo adesso il cipollotto dello stesso colore, questo verde, dobbiamo inserire l'altra goccia. Usciamo dalla 11. Prendiamo con questo cipollotto e andiamo avanti. Usciamo dall'altro. Da qui torniamo in queste rocaille, anche nel cipollotto, come vedete. Un attimo, vediamo. Sì, perché non mi ricordavo. Entriamo in queste e usciamo dalla prima 15. Della prima 15 un cipollotto. Questa volta prendiamo 3,11,0, la goccia. E un'altra 11. Entriamo e usciamo dalla seconda 11.0. Prendiamo una 11, un cipollotto. Ci colleghiamo con la prima 11, 15, scusate. E con questo è finito. Tirate bene. Adesso non ci resta che montare il perno. Ed eccoli finiti. Mi piacciono veramente tanto. Allora, Cassia, perché questi orecchini simili li ho visti
un film, questa donna era principessa del deserto e li aveva simili di forma uguale, perle sì, gocce così, però non fatti di perle ovviamente, ma di oro, erano bellissime. Questa donna si chiamava Cassia e allora mi sono piaciuti troppo. Questi sono Cassia come orecchini, Cassia come braccialetto. Voglio dirvi allora, per il braccialetto, se lo volete realizzare, l'unione dei modellini è diversa, e cioè qui non viene inserito, vedete, queste bianche non vengono inserite qui, ho lasciato libero perché mi piaceva di più. E anche qui le 11 non le ho inserite, come vedete, lo volevo più malleabile e non c'era bisogno come orecchini perché bisogna essere compatti. E qui invece sì, e c'è anche in più di fianco, ma quello con la vostra fantasia troverete il modo giusto se volete realizzare un ciondolo così, se no chiedete pure che vi posso aiutare. Allora, questa è Cassia, grazie a tutti. Spero che li realizzerete in tantissimi e ci vediamo presto. Ciao!